prima di dare la parola a Stefania Severi, che ha fatto questo meraviglioso viaggio insieme a me, volevo ringraziare anche l'architetto Monica Petrugaro, che ha curato l'allestimento della mostra, e l'ufficio stampa, che non vedo Paola Sabba, Paola vieni, che ha promosso magnificamente la nostra mostra. Quindi ringrazio questo staff estremamente armonico che ha realizzato tutto il progetto. La parola a Stefania Severi. Allora, intanto grazie di essere qui così numerosi, ma qui siamo in quanto io devo aggiungere un'altra fanciulla, è precisamente Raffaella della Galleria Sinopia che ci ha messo a disposizione il bellissimo comò, perché fare questa mostra tre civette su un comò, senza comò non si poteva fare, e poi perché ha oltretutto messo a disposizione un gioiello d'antiquariato che è il tavolo attribuito a Luigi Cambellotti, che voi troverete nella casina. Quindi si completa, ecco, lo staff con la Raffaella. Ecco, io colleziono civette dagli anni Ottanta, questa è l'origine di tutta questa passione, e io sempre negli anni Ottanta ho cominciato a fare mostre, quindi è arrivato il momento opportuno di mettere insieme queste due passioni, e ci sono riuscita appunto grazie a Maria Grazia. E qual è il filo conduttore un po' di questa mostra? Quindi far ovviamente riflettere gli artisti su questo soggetto, e la risposta, devo dire la verità, è stata fantastica, ma anche creare un legame molto preciso con la casina, che è un patrimonio di arte decorativa, vetrate, mosaici, ferri battuti, e quindi ho coinvolto colleghi, ex colleghi delle scuole d'arte e mestieri del Comune di Roma, queste bellissime antichissime scuole più che centenarie, proprio perché mi realizzassero opere come mosaici, vetrate, ceramiche, gessi e quant'altro, proprio perché queste materie così varie trovassero una corrispondenza con quella che è la realtà della casina. Qui peraltro c'è anche la biblioteca delle arti decorative. E un altro elemento che è tipico di tutta la mia ricerca è quello di aprire e di collegarmi con altre culture, prima di tutti ovviamente la greca. Io ho fatto gli studi classici, quindi quando io penso alla civetta penso subito ad Atene, e quindi penso subito alla Grecia, ma poi nel corso del tempo tante collaborazioni, prima di tutto con artisti del Lussemburgo, della Germania, della Spagna, Danimarca, Francia, Irlanda, ce n'è veramente, Belgio, ce n'è veramente, grazie, da tantissime parti, e scoprire che la civetta è amata in tutta Europa. Quindi non è un caso se c'è la giornata europea della civetta, proprio perché è un animale conosciuto dovunque. Io quindi devo solo ringraziare a questo punto, perché siete fuori così, e quindi adesso cominceremo, ci divideremo, faremo parte qui con me e parte con la dottoressa Massafra all'interno della casina, però volevo dire ringraziare la presenza di tante personalità e di tante persone che mi sono state vicino, a cominciare da Maria Luisa Caldognetto dell'Università di Trier in Germania, e poi abbiamo una delegazione da Siena che è venuta a vedere questa mostra, e quindi con il professor Bedovelli,
che appunto sta con noi, quindi abbiamo anche questa presenza di una città in cui c'è la contrada priora della Civetta, quindi abbiamo questa presenza e abbiamo il professor Natale Antonio Rossi che è il presidente della Federazione Unitaria Italiana Scrittori e poi tanti amici giornalisti, tanti amici. E l'ultima cosa, il ringraziamento per me dal profondo è agli artisti, perché hanno dato un impegno incredibile in questo lavoro. Quasi tutte queste opere sono state fatte apposta per questa mostra e voi vedrete l'altissima qualità di tutti questi lavori. Io ringrazio tutti gli artisti e poi ovviamente tutti i presenti. Grazie. Signoretti della cooperativa sociale Abiti Sesamo che ha organizzato, che ha promosso la mostra. Intanto grazie a tutti per essere qua con noi. Abiti Sesamo non è una cooperativa che si occupa direttamente di attività artistiche. La missione di Abiti Sesamo è il miglioramento della qualità della vita di persone tendenzialmente svantaggiate, in particolare ci occupiamo di minori con disabilità o persone con problemi psichiatrici. Perché allora siamo qua? Perché ormai sono più di 15 anni che mettiamo a disposizione la nostra organizzazione, la nostra capacità progettuale, organizzativa, che ci serve appunto per portare i risultati che speriamo di portare ogni anno con le persone che vengono servite dai nostri servizi. Mettiamo questa organizzazione appunto al servizio di Stefania Severi, perché riteniamo che il miglioramento della qualità della vita delle persone non passi solo e unicamente, non possa passare solo e unicamente dall'attivazione di servizi per la risposta ai bisogni primari, ma anche dall'accrescimento in generale culturale di tutto quanto la comunità in cui queste persone vivono. Allora, Marinella Linardo, vicepresidente della comunità ellenica di Roma e del Lazio, prego. No, ma sono parole proprio di ringraziamento per questa iniziativa molto bella, a cui abbiamo dato il nostro patrocinio e sicuramente c'è l'avallo anche dell'ambasciata greca, di cui Alexis è rappresentante oggi qui, ma sono solo 3 mesi che è qui, quindi diamo il tempo di imparare un po' l'italiano. Grazie moltissimo a tutti voi organizzatori, siamo molto felici di avervi dato il nostro patrocinio perché è un'iniziativa molto molto interessante, interculturale, quindi ci fa molto piacere. Grazie, per noi è stato un grande piacere ospitare anche gli artisti appunto. Gli artisti greci presenti in questa manifestazione. Grazie a voi. A questo punto mi farà piacere che ci dice due parole Fulvio Mamone Capria, presidente della LIGU. Ok, grazie, io cercherò un po' di urlare così mi sentirete. Vabbè, per la Lega Italiana Protezione Uccelli un'occasione importante questa, di sconfiggere la superstizione rispetto ad un animale stupendo, bello ed importante per l'equilibrio della biodiversità. Purtroppo la civetta, ma in realtà i rapaci notturni, dalla storia, fin dai secoli antichi, sono sempre state vittime di una superstizione a volte molto stupida, perché fortunatamente è un animale molto delicato, di cui noi abbiamo bisogno, perché di fatto se non ci fossero i rapaci notturni non avremmo quell'equilibrio biologico che necessita il nostro mondo.